arriverà alla fine dell'anno a poco più di 1 milione di persone. Sarà di 100 euro netti e non verrà replicato. Il bonus Natale è stato approvato dal governo infatti come misura una tantum. Sarà pagato con la 13ª e costerà 100 milioni di euro allo Stato, ma non piace alle opposizioni. La norma prevede che il bonus di fine anno possano richiederlo solo i lavoratori dipendenti, con un reddito fino a 28.000 euro, un coniuge a carico e almeno un figlio a carico, esclusi autonomi e pensionati, anche se con redditi inferiori a 28.000 euro, e anche chi si trova nella zona no tasse. Ma questa regola vale sempre anche per gli altri bonus familiari. Il premio sarà pagato anche a una madre sola, ad esempio, con figli a carico. Nella circolare appena diffusa per spiegare le novità, si legge che il dipendente dovrà comunicare al datore di lavoro, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.